Giochiamo contro questo giocatore finlandese. Finlandese, sì, finlandese. Che ci gioca D5. Vediamo se giocherà la difesa baltica con alfiere F5. E6, cavallo C3. Salve a tutti ragazzi, benvenuti. Giochiamo il più classico dei gambetti di donna e il nostro avversario ci gioca la Semitarrash con C5. Ok, questa è una mossa che si può affrontare. Questo C per D5 è la mossa, diciamo, classica. Beh, però anche E3 è abbastanza classica. Questa è una posizione simmetrica da gambetto di donna rifiutato, estremamente popolare. E spesso vengono fuori pedoni isolati. E A6, A6 è la variante critica. Da quel che so, non so molto, ma A6 deve essere tosta. Possiamo giocare contro il pedone isolato. Dai, proviamo a giocare per una volta contro i nostri preferiti. Quindi adesso mangiamo e pedone per, ci aspettiamo e facciamo una mossa umile come alfiere E2. Furbamente, furbamente. Perché l'idea è che dopo questa, alfiere E2, lui quando svilupperà l'alfiere, allora mangerò in C5 e gli farò perdere un tempo. E lui si ritroverà con il pedone isolato in D5. Quindi alfiere E2, questa è una furbata. Tra l'altro dopo A6 non ho neanche il dubbio se metterlo in B5 o in E2. Quindi alfiere E2 e vediamo, se lui decide di catturare, mangio di cavallo. Potrebbe decidere di giocare C4, questo sarebbe interessante. Non ho particolare paura di questa mossa, ma è... Ok, si può fare. Cavallo C6, arrocco. Aspettiamo ancora una volta. Mi aspetto alfiere D6 qua. O alfiere D6 o C4. Le altre mosse sono meno interessanti. Ok, Francotto fa le domande difficili. È critica nel senso che allo stato attuale della teoria, ok, non sono così esperto su questa cosa da poter pontificare più di tanto, ma allo stato attuale della teoria il bianco nella teoria degli scacchi funziona in questo modo. Il gioco è pari. Il bianco deve cercare di ottenere un vantaggio alla fine dell'apertura e il nero deve cercare di neutralizzare il vantaggio, cioè uscire con posizione pari. Il bianco deve cercare, in questa variante, deve cercare vantaggio contro A6. Ok, A6 e mi pare... Ok, non so se è proprio questa che ho giocato io, ma potrei sbagliarmi, eh. Ecco, forse è D per C, alfiere per A6, una roba del genere. Il bianco deve cercare vantaggio in quella linea. Vabbè, comunque D per C5, alfiere per C5. Qua, secondo me, secondo la teoria dà un microscopico vantaggio al bianco. B3, l'alfiere sta bene in questa diagonale per prevenire che il nero possa liberarsi con D5 D4. E ok, lui la gioca lo stesso. La gioca lo stesso e forse non è neanche male. Il punto è che la fa in un momento in cui ha ancora il re al centro ed è leggermente indietro di sviluppo. Quindi è un po' un rischio che si sta prendendo il nero. Allora, maestro, ho appena recuperato tutta la playlist dei campioni della storia. Perché hai deciso di interromperla? Secondo me sarebbe una serie di video più belle. Eh sì, è vero, è vero. Ragazzi, è un vecchio topic. No, è vero, è una bella serie, soltanto che non ho più tanto tempo. Cioè, nel tempo che ho libero, preferisco studiare scacchi e diventare più bravo. Però effettivamente avete ragione, dovrei recuperarla. Certamente.
Ok, cavallo A4, alfiere A7. Adesso vediamo i lati negativi di questa cosa, perché ho già individuato un grosso problema che potrebbe avere. Alfiere A3. Alfiere A3 gli impediamo di arroccare, ed è tosto. Quindi, ad esempio, è per D4, cavallo per D4, alfiere A3. Tipo così, secondo me lo mettiamo in grossa difficoltà. Anche alfiere A3 subito, però allora... Cioè, starei sacrificando un pedone, non mi va tanto. Preferisco mangiare qui. Se arrocca adesso, gioco alfiere B2. E comunque ho un pedone in più. E quindi... Qualcosa per lui è andato storto. E invece così... Cavallo per D4... Io mi sento... Mi sento proprio nel mio dopo alfiere A3. Sembra tanto tanto buona sta roba. Alfiere A3. Ma d'altronde prendere una decisione così importante al centro senza aver arroccato, non è che mi faccia impazzire come idea. Deve esserci qualcosa di sbagliato e questo potrebbe essere, ha la faccia di essere una punizione ideale. Adesso banalmente minaccio torre 1, no? Torre 1 sarebbe catastrofica per il nero. Alvise, allora, di base, ok, negli ultimi anni ho studiato principalmente aperture, ma aperture vuol dire anche medio gioco, cioè il medio gioco che deriva dalle varianti che studio. Finali ho fatto veramente molto poco e vabbè, analisi delle partite e aperture è più o meno la stessa cosa. E tattiche, ho iniziato a farne molto di più recentemente. Quindi, sì, più o meno questo. Ciao, Bebushka. Tutto bene? Allora, alfiere 6. Alfiere 6 è una mossa utile. Alfiere 6. Va bene, possiamo fare torre 1 anche lo stesso, serenamente. Direi che questa è una mossa utile a prescindere. Ho un po' paura per F2 che inizia a scricchiolare un attimo, però... Forse anche cavallo C5. Anche cavallo G5 sembra diretta. Minaccio anche forse B7. Se arrocca mangio qua, quindi... Sì, e la cosa che mi piace di più è che lui debba prendere una decisione con questo cavallo. Se scambiare qua, ok, così mi dà anche la coppia degli alfieri, questo alfiere diventa bestiale. Ah, ok, ha deciso di giocarsela così, però questa cosa che ha fatto è veramente pericolosa. Sulla carta è veramente pericolosa perché adesso con l'alfiere che rimarrà per sempre in questa diagonale... Non potrà mai arroccare. E con gli alfieri di colore contrario, il rischio è veramente molto alto di fare una brutta fine. Ok, sto valutando se su alfiere A3 sta veramente pensando di arroccare lungo. Mi sembra una follia, però. D'altronde non può arroccare corto, quindi. Potrebbe avere anche questa idea. Scoraggiamo la cosa, semplicemente giocando torre C1. Se gioca torre C8, allora torna indietro, ma allora non potrà più arroccare lungo. Però sì, effettivamente... Ok, arrocco lungo era veramente... borderline come scelta. Allora, ragazzi, io andrei che dorme da me stasera, quindi facciamo cena, ma siamo già tanti, quindi non siete invitati. Però se volete arrivare dopo,
Volentieri. Adesso classiche 10 persone a casa. Arrivano. Via Brombeis 13, Napoli. Ok, Torre C1. Naturalmente non sto dicendo che la posizione del bianco è vinta, però. Insomma. Allora. Ad esempio, sul cavallo D7 è molto interessante torre D1 anche. Ovviamente alfiere A3 sarebbe la mossa base da fare, però torre D1 arriva con guadagno di tempo, attacchiamo la donna, perché no? La donna non può mettersi in queste case, quindi andrà in H5. E in H5 già qui iniziamo, tattica, torre per D7. Si vede che sto iniziando a fare tattiche, torre per D7, bam. Fine della partita. L'alfiere non può mangiare perché è inchiodato. E su re per cavallo e5 scacco e cade la donna che è sospesa. Quindi. Questa è una bella partita. Non da emulare per il nero. Si vede che non. Non aveva un grande feeling con la posizione. È chiaro che. Ok, un giocatore sopra i 2003, quindi qualcosa in testa ce l'ha sicuramente, però D4 qua è. Non è. Il nero non è assolutamente pronto per giocare questa spinta, la deve preparare molto bene. Tra l'altro, ok, questa è una delle strutture che abbiamo parlato un po' più in profondità nel corso sull'attacco, no, nel corso sulle strutture. E qua, ok, corre al centro, queste cose non vanno fatte, sicuramente. Il gioco del bianco è troppo facile qua. Alfiere A3 è proprio un palo costante. Alfiere E6, cavallo C5. Ok, la posizione non era vinta, ma in realtà è vinta, sì, più 2,40. Torre D1, donna H5, torre per D7. Va bene, questa ci è andata bene, dai.